Buongiorno! Allora, non sapete quanto mi fosse mancato fare il video con la videocamera? Finalmente! Per inaugurare di nuovo la videocamera ho deciso di fare un altro panino del Mac. Questa volta faccio il Mac Chicken, che è molto più difficile secondo me, perché devi impanare, friggere, fare cose. Quindi per iniziare intanto vado a fare la spesa. Le oche di mio papà. Ok, sono tornata a casa, sono arrivata. Allora, ho trovato una ricetta di giallo zafferano. Non ha delle votazioni altissime, tipo 4.2, ma mi sembra la più italiana, perché ne avevo trovata anche un'americana che magari mi direte, forse ha più senso, però il McChicken secondo me qua in Italia è più come una versione italiana, no? Quindi provo a farlo in sto modo qua. Cominciamo dalla pastella. Non so bene cosa sia la pastella, noi seguiamo le indicazioni. Prendiamo un recipiente e ci buttiamo 200 g di farina. 00. Anzi, visto che non dobbiamo fare grumi, direi che possiamo setacciarla. Torna qua. Molto meglio. Scorza di limone. Ok. Sale. Pepe e spezie tipo timo e maggiorana secchi. Ok, aggiungiamo acqua. Attenzione a non fare grumi. E mi sembra anche che abbia grumi. Ok, prendiamo della birra chiara. Vi è piaciuto il trucco del frigo? No, devo prendere frigo dei miei, il mio a malapena alla porta. 50 grammi di birra. E questa dovrebbe essere la nostra pastella. Dubito fortemente che al Mac facciano la pastella con la birra, eccetera, eccetera. Però intanto noi facciamo, poi vediamo. Ovviamente quella birra non andrà sprecata. Prendiamo il pollo, lo mettiamo qua. Co2, scusa Nina. Ok. In realtà dovrebbero essere più grossi, ma io ho comprato quello già tagliato a fette perché sono andata a chiedere al tipo, puoi darmi un petto di pollo? E lui mi fa, guarda che ne ho già tagliato qua. Quindi ho preso questo. Al massimo ne metto due per ogni panino. Prendiamo il petto di pollo e lo tagliamo a metà, in modo da formare delle fette più o meno così. Perfetto. Pan grattato. Poi, pollo nella pastella, facciamo scendere l'eccesso e mettiamo qua, impanando per bene, e lasciamo riposare qua. E lo facciamo con tutte le altre. Pastella, via l'eccesso e vai di questo. Hola. Ok. Ok. Recipiente. Butterei anche l'olio intanto così si scalda. Deve raggiungere i 170-180 gradi. Prendiamo un uovo, solo il tuorlo, e lo buttiamo dentro. E ci aggiungiamo dell'aceto di vino. 10 grammi per l'esattezza. Ok, posto. Frusta. E olio. E olio di girasole per l'esattezza, a filo. Ok, non è venuto. Mia mamma mi ha detto di usare il mini pimer, non di usare il frullatore con la frusta. Quindi adesso ci riprovo e se no, se non riesco, vado a comprare la maionese. Anzi, lo faccio fare a mia mamma. Ma neanche lei l'ha mai fatto. Però lei ha visto come si fa, io no. Tuorlo. Cioè, 10 grammi di aceto. Allora, mentre mia mamma prova a fare la maionese, io cucino il pollo. Tagliamo i panini.
Ok. Mettiamo il pane. Ad abbrustolire. Non lasciala anche così. È riuscita a farla venire per fortuna. Ci aggiungi un pizzico di sale, poi io butto delle patate surgelate, non ho intenzione di mettermi a fare anche le patate, e poi possiamo cominciare a comporre il panino. Pane! L'hai messa qua davanti. Che casino che sembri un fasciù. È la maionese che abbiamo più bella che abbiamo mai vista. Pollo. Insalata. Maionese fatta in casa. E ecco qua il McChicken. Beh, guarda, ve lo giuro, non pensavo sarebbe venuto. Adesso vediamo se è buono. Beh, non so, vediamo com'è. Buonissimo. L'essenza è salutare. È salutare. Né shake, no? Pensa se non c'era neanche la maionese. Salutare. No, nel senso che non è come al McDonald's, che tu senti che le... Questo è proprio... Lo senti che è fatto in casa. Allora, come sapore ovviamente non è male, perché sapete che fritto è buono tutto. Cosa cambierei forse? Fette più grosse di pollo, in modo che rimangano un po' più succose e non... Cioè, senti più l'impanatura qua, che a me piace da morire l'impanatura, quindi si sta, piuttosto che il pollo. Poi la maionese è difficile. È bello sentire la croccantezza dell'impanatura. Le patate non sono pronte, vero? Però... Non è male. Questo al contrario del Big Mac, che aveva la salsetta che me lo ricordava, non mi ricorda particolarmente il McChicken. È anche vero che il McChicken l'avrò preso due volte, quindi non è che abbia tutti questi ricordi del McChicken. Allora, sinceramente mi ha stupito molto di più il Big Mac quando l'avevo fatto. Il McChicken è molto... è un panino con la cotoletta e la maionese, normalissimo. Però effettivamente anche al Mac non è che sia... No. Voglio che mi scriviate se il McChicken è il vostro panino preferito, perché io non ci credo. Secondo me lo prende solo gente che dice, no, sto a dieta, prendo il McChicken. È l'unica... Nessuno prende il McChicken se deve scegliere tra Big Mac e McChicken. Quindi ci sta che non abbia un sapore così deciso, così particolare, così unico. Molto più difficile da fare. Tutta la casa sa da fritto, la maionese ho dovuto chiamare rinforzi per farla. Ci riproverò, ma per ora va bene così. Comunque sono contenta di aver fatto anche sto panino. Prendete le fette di pollo più grandi, secondo me, che così rimangono meno secche e più succose. Basta, i miei consigli sono finiti. Spero che il video... vi faccia voglia di farvi un panino, non lo so. E sono contenta perché almeno ho riinaugurato la videocamera. Quindi adesso si ricomincia con i video più lunghi e impegnati e difficili e robe così. Ci vediamo nel prossimo, ciao!